Ok, siamo partiti. Questo video è abbastanza lungo, ve lo anticipo già. Andiamo a percorrere il tratto di pista ciclabile dalla Val Seriana che va dal ponte di Villa Dogna a Val Bondione. Sono circa 25-26 km, 27 più o meno, adesso non lo so di preciso. È un tratto di pista ciclabile forse meno conosciuta, questo tratto della Val Seriana, rispetto a quello che va verso Clusone e Rovetta, ma comunque molto bella. E in questo video andiamo a vedere com'è. Cercherò intanto di parlare, così per tenervi compagnia e per tenermi compagnia. In sostanza proseguiremo di là verso quelle montagne, chiaramente non in cima a quelle montagne, che sono montagne dai 2700 ai 3000 metri. Le montagne più alte delle Prealpi, anzi delle Alpi Orobie Bergamasche. Non è una pista ciclabile completamente pianeggiante, ma ogni tanto ha questi strappi. Sono abbastanza brevi, anche se sono molto ripidi, come qui vedete in questo punto. Ma se siete allenati non c'è nessunissimo problema. Il problema ce l'ho io, che non sono allenato. E se avete una bici elettrica o una pedalata assistita non avrete nessun problema. E qui tocca alzarmi in piedi. Scusate per il fiatone, ma purtroppo l'allenamento è molto scarso. Io la bici elettrica ancora non ce l'ho. Ok, questo è un tratto di strada, una strada secondaria che è dalla frazione di Villa Dogna alla frazione Ogna, vedete la via Sales, si porta verso il paese di Ardesio. È una strada secondaria
a bassa intensità di traffico. Ora siamo in un'entrata in discesa, con la GoPro Hero 9 ho attivato la riduzione rumore del vento in automatico, quindi facciamo un test su come funziona l'attenuazione del vento. A quanto dicono sulla nuova GoPro Hero 9, i microfoni dovrebbero essere stati significativamente migliorati. Ok, qui siamo arrivati ad Ardesio, qui gireremo a sinistra. E in prossimità del ponte sul fiume Serio gireremo a destra e terremo il Serio alla nostra sinistra.
che qui si gira a destra. Proseguiamo in questa direzione. Seguiamo Ardesio centro, quindi giriamo a sinistra. C'è un tratto di sterrato, ma è uno sterrato che, come vedete, non dà nessunissimo problema. È un biliardo. Qui a destra e seguiamo Ardesio centro. Solo che l'ho spiegato un po' più connesso, ma niente di che. Se avete una bici pedalata assistita non c'è nessun problema. Questo tratto è impegnativo. E dubito di riuscire a percorrerlo tutto in sella, anche perché la ruota dietro scivola.
cerco di resistere il più possibile in sella, ma mi devo arrendere qui. I più allenati di voi ce la faranno. Okay. Siamo entrati nell'abitato di Ardesio, ora lassù allo stop gireremo a sinistra di questa rampa. Volendo si poteva proseguire anche dritti, saremmo usciti più avanti. Noi abbiamo fatto questa, ma è uguale, non cambia niente, sono pochi metri. Da qui giriamo a sinistra. Siamo in centro sportivo. Qui c'è un tratto di strada di circa 3 km che è solidale con la strada provinciale, comunque una strada molto larga e con poco traffico.
vediamo un po' di ciclisti sulla strada. D'altronde oggi è sabato. Il prossimo paese che incontreremo dopo Ardesio è Gromo San Marino, anzi ho sbagliato, è Gromo, scusate, di Ardesio Gromo. A Gromo ci rimetteremo nella ciclabile vera e propria.
Ok, ora qui andiamo a riprendere la ciclabile. Dopo il ponte su questo torrente ci rimettiamo nella ciclabile. È un paese con un centro storico molto bello, medievale credo. E è anche bandiera arancione del Touring Club d'Italia. Quindi se vi capita fate un salto a Bromo. Qui c'è un cantiere Grazie capo. È stato molto gentile l'operaio, ho fatto passare. Ok. Dopo questo piccolo imprevisto, ma l'operaio è stato molto gentile. Stanno facendo dei lavori. Eccoci qui sulla ciclabile. Vedete qui, molto bella. Nel bosco c'è anche fresco. Ciclabile caratterizzata da questi continui saliscendi, quindi non è una ciclabile pianeggiante, ma dovrete un po' fare su e giù, niente di super impegnativo, eh. Calcolate che io sono veramente a zero di allenamento, ma comunque fattibile. E invece decidete di farla con le biciclette a pedalata assistita, non avete nessun problema. La caratteristica ovviamente della ciclabile della Valseriana, anche nel tratto più a valle,
è che costeggeremo praticamente sempre il fiume Serio, che nasce proprio in Alta Valseriana, sotto Val Bondione, credo dal Monte Torena, se non sbaglio. Se qualcuno sta vedendo questo video e sto dicendo delle corbellerie, mi corregga. Sembra che qualcuno lo stia guardando. Intanto siamo partiti da 35 minuti. Abbiamo fatto quasi 10 chilometri. Chilometri e 15 per la precisione. Vedete tutti questi saliscendi. Rampa, la fortuna che è corta. Registrando questo video con una GoPro Hero 9 con il chest mount, quindi il supporto per il petto per la GoPro. È un accessorio che non è l'originale GoPro, è compatibile ma funziona benissimo, non ho mai avuto problemi. Vi lascio il link in descrizione se volete dargli un'occhiata. Ok, qui giriamo a destra, seguiamo Gandellino e il cartello 40% ci fa venire qualche dubbio, mica tanti, perché qui è una rampa di garage praticamente. Mi si sta impennando la bicicletta e penso che sia inutile cercare di salire in bici. Potrei farcela ancora per qualche metro, ma non ce la farei fino in cima, e quindi scendo e la spingo. Qui è davvero ripido, eh. Una strada cementata, ma non ho mai visto una strada cementata così ripida. Thank you.
Proviamo a risalire. Il prossimo paese che incontreremo dopo Gromo è Gandellino. Vediamo di tanto in tanto queste cascine, queste stalle rustiche, ristrutturate molto belle. Vabbè. Superata anche questa rampetta. Guardate che vista che abbiamo da qui. Vedete là in fondo Gromo. Spero che dalla GoPro riuscite a vederlo. Sto registrando questo video facendo un test di batterie che ho acquistato non compatibili. Scusate, compatibili ovviamente per la GoPro Hero 9. La marca è Veinco, qualcosa del genere. Comunque vi lascio il link qui in descrizione. Il set consiste in due batterie, il caricabatterie per due batterie, un cavo USB-C. Io le ho già provate e sono ottime. Il caricabatterie funziona benissimo, le batterie funzionano benissimo. Sono riuscito a registrare fino a 1 ora e 20 minuti in 1080p, 25-30 al secondo. Con la riduzione del vento attiva, il bitrate in high, quindi alto. Di montagne russe qui, però è molto bello questo tratto. Yeah.
qui adesso la ciclabile diventa promiscua su una strada che attraversa il centro di Gandellino, ma è un paese molto piccolo, dove non incontrerete praticamente nessuna auto. Come vedete il cartello qui a sinistra, seguiamo per Val Bondione, che sarà la nostra tappa finale. Ecco il paese di Gandellino. Vedete ci sono bar, centri sportivi dove potrete rinfrescarvi, comprare qualcosa, fermarvi, riposare. Come vedete qui a sinistra c'è la deviazione sul proseguimento della pista ciclabile, quindi giriamo a sinistra al Val Bondione. Salto molto bello, caratteristico. Ciao! Questo torrente dovrebbe essere la Val Sedornia, credo, che se non ne sono sicurissimo. Mentre qui vediamo la centrale idroelettrica con il caratteristico tetto in ardesia, tipico di queste zone di montagna. È una pietra a scaglie che veniva utilizzata per fare tetti. Dunque, l'architettura di queste centrali è davvero bella. Guardate qui le condotte che portano l'acqua, che fanno girare le turbine.
Come vi dicevo, ho utilizzato queste batterie compatibili per la GoPro, non le originali, le sto testando, le avevo già testate, avevo registrato per 1 ora e 20 minuti in 1080p, ininterrottamente. Se vi interessano vi lascio il link in descrizione dove acquistarle. È un link Amazon, è un link affiliato, quindi se le acquisterete da lì o partirete a fare un acquisto da quel link, io riceverò una piccola commissione, si tratterà di veramente pochissimi euro, addirittura centesimi, in base a quello che nel caso voi acquistate. Non mi cambiano la vita, però mi farebbe piacere, insomma, vuol dire che qualcuno ha guardato questo video e ha cliccato sul link. E in più sostenete un po' il canale. Grazie. Queste batterie vengono vendute in coppia, comprensive del loro caricabatterie, doppio, due custodie di plastica portabatterie, molto comoda, qui si possono mettere anche le schedine SD nel caso. Tanto guardiamo in serio qui a sinistra, e in più un cavo di ricarica USB-C che si può staccare. Quindi potrete ricaricarle anche utilizzando un power bank, molto comodo se non avete la presa, mettete nello zaino il caricabatterie con le batterie, attaccate un power bank e le ricaricate mentre state andando. Io ve le consiglio, se volete, qui sotto vi lascio il link in descrizione di Amazon. Vi lascio anche il link del supporto per il petto, per la GoPro che sto utilizzando, anche quello è compatibile, non è originale, costa molto meno ma funziona benissimo. Io lo utilizzo da un po' e non mi ha mai dato nessun tipo di problema. E soprattutto costa meno della metà dell'originale. Vi lascio in descrizione anche quel link. Così supportate un po' il canale. Mi date la spinta a pubblicare nuovi video reportage come questo outdoor, ma non solo. Salve. Guardate qui che spettacolo, il serio, in questo tratto, bellissimo, non c'ero mai stato qui. Questo caldo fa venire voglia veramente di buttarsi in quell'acqua, anche se poi sono sicuro che me ne pentirei subito perché è gelida, ghiacciata. Una fontanella. Facciamo rifornimento d'acqua.
fresca, molto importante bere poco ma spesso, quindi non bevete tantissima acqua, lo dico ovviamente per i più inesperti, non per gli atleti, non bevete tantissima acqua tutte insieme, ma bevete poca acqua ma spesso, prima che vi venga sete. Così evitate la disidratazione. È importante bere poco e spesso e prima che vi venga sete. Ok, qui dovremmo essere nell'abitato di Gromo San Marino. Qui la pista ciclabile prosegue dritta e diventa molto bella, va in un bosco. Purtroppo, circa 1 chilometro più avanti, stanno facendo dei lavori e quindi fino alla fine del 2021 è chiusa. Quindi questo tratto di strada di circa, di pista ciclabile, scusate, di circa 3 chilometri è chiusa perché stanno facendo dei lavori sul greto del fiume. Quindi qua, se state facendo questa pista nel 2021, vi consiglio a questo ponte qui in ferro a Gromo San Marino di non proseguire dritti per la ciclabile. Anzi, non è questo ponte, ma scusate, è il ponte più avanti. Sì, possiamo proseguire ancora un po'. Mi sembrava questo ponte, invece no. C'è un ponte più avanti ancora dove possiamo attraversare il fiume. Quindi rimaniamo sulla ciclabile. Meglio. Scusate, mi sono confuso. Se vedete queste indicazioni gialle con questa freccia blu, il cammino dell'Alta Via delle Grazie. Vi lascio anche qui il link in descrizione. Davvero belli e tranquilli. Stop.
In questo punto, siccome vi ho detto prima che la ciclabile più avanti è chiusa per un tratto di circa 3 km perché stanno facendo dei lavori sul greto del fiume fino al 2021, alla fine non possiamo proseguire. Fate questo ponticello, ci rimettiamo sulla strada provinciale qui a Gromo San Marino per circa 3 km. Facciamo il ponticello, andiamo a destra, siamo di nuovo sulla strada provinciale, ma è un tratto di strada dove non passa quasi nessuno, quindi è molto tranquillo. La ciclabile originale è dall'altra parte del fiume Serio, prosegue di là, però avanti circa 1 km c'è un cartello di interruzione. Io avevo già provato a farla e dopo circa 1 km c'è proprio l'interruzione perché stanno facendo dei lavori abbastanza importanti, quindi manca proprio la ciclabile, che stanno facendo degli sbancamenti sul letto, sul greto del fiume Serio. E quindi sono dovuto ritornare indietro. E recano i cartelli che dal marzo 2021 a dicembre 2021 è chiusa. Quindi vi consiglio a questo piccolo ponticello di tornare di qua, sulla provinciale. Facciamo circa 3 km, 2-3 km, e alla centrale elettrica dei Dossi riprenderemo la ciclabile. Intanto sto registrando con la batteria compatibile che vi dicevo prima, da 1 ora e 2 minuti, e ancora la batteria sta registrando. Vediamo se riusciamo ad arrivare fino a Valbondione senza cambiarla. Se finirà prima, quindi sarà una sfida tra me e la batteria. Vedete là sotto è la ciclabile originale. Quando finiranno i lavori sarà possibile percorrerla ancora. Thank you.
prima vi ho detto che quel ponticello dove abbiamo deviato era la località Gromo San Marino, ma adesso mi viene il dubbio che quella località fosse la località Fiume Nero. Forse mi sono sbagliato, ma comunque cambia poco. Ora vi do la conferma No, in realtà era Gromo San Marino. La località Fiume Nero è questa. Un altro piccolo paesino dove vi potrete fermare anche a mangiare, a bere, a rinfrescarvi, a riposarvi. In realtà credo che fino a questo ponte che vediamo qui sulla destra era possibile percorrere la ciclabile. Da qui però in avanti è impossibile, quindi come avete visto abbiamo percorso 1 km di strada provinciale. Speriamo che i lavori vadano a buon fine e sia poi possibile percorrerla per tutta la sua interezza. Spero di riuscire a concludere questo video, soprattutto la pista ciclabile, con la stessa batteria. Abbiamo registrato per 1 ora e 9 minuti. È una corsa contro il tempo, ma vediamo. Speriamo di farcela. Ormai qui siamo ormai alle porte di Val Bondione. La frazione successiva è Gavazzo. Poi c'è la località Dossi e poi c'è Val Bondione. Ora qui siamo in contrada Mola, poi ci sarà Gavazzo, Dossi e Val Bondione. Comunque mancano 3 km e siamo arrivati.
Vedete, qui sono stati creati dei ponti artificiali con questi tubi per permettere ai mezzi, alle ruspe, di passare di là per raggiungere il cantiere che vi dicevo prima. La parte riciclabile, che in questo momento non è accessibile, è molto bella, è tutta all'interno di una pineta freschissima, e quindi quando sarà ancora fruibile vi consiglio di farla. Tanto vediamo quelle vette lassù, dove c'è ancora la neve. Siamo dopo la metà di giugno, c'è ancora neve. Poi d'altronde sono vette che vanno oltre, credo, i 2500 metri. Come vedete qui sotto c'è un cartello in cui segnala che possiamo andare a riprendere la pista ciclabile. Però io vado ancora un po' più avanti perché non sono sicuro se lì sia già aperto o meno. Vabbè. Abbiamo un po' d'acqua. Ormai è 1:15 che sto registrando, se mi state sentendo ancora, se no si è già fermata la registrazione. E siamo ormai in vista di Valbondione, eh? Quindi ora qui, a meno di 1 chilometro, c'è la centrale idroelettrica dei Dossi. In prossimità di questa centrale
riprenderemo la pista ciclabile. Come vedete, questa costruzione qui a destra è la centrale idroelettrica. Adesso noi costeggeremo proprio la centrale e andremo a riprendere la pista ciclabile. Ormai qui siamo alle porte di Valmondione. Sul cancello vediamo scritto Valmondione, vedete? Entriamo nel cancello proprio della centrale e qui a sinistra ci mettiamo sulla ciclabile. Ora proseguendo su questa strada, in circa 5 minuti, massimo 10 minuti, siete arrivati al paese di Valmondione. Ci siamo spostati dalla parte opposta, quindi ora abbiamo il serio sulla nostra sinistra. Ecco, vediamo qui la ciclabile originale. Andando a sinistra andiamo verso Valmondione, mentre andando dalla parte opposta andremo verso Fiume Nero, dove ci sarà il tratto che è chiuso in questo periodo e riaprirà a aprile l'anno prossimo. Sono comunque circa 3 chilometri. Vedete qui altre persone che stanno facendo il picnic. È una bellissima zona, tranquilla. Davvero c'è una pace incredibile. Bene amici, io mi porto avanti se mi state ancora sentendo. Se vi è piaciuto questo video vi invito a mettere un mi piace, a iscrivervi al canale e a lasciare anche un commento che mi farebbe molto piacere. Cliccando sulla campanella rimarrete aggiornati quando caricherò dei nuovi video. Se siete interessati alle batterie che ho utilizzato per registrare questo video, batterie economiche compatibili per GoPro, vi lascio il link in descrizione. Se siete interessati al supporto per il petto dove ho messo la GoPro per fare queste riprese, vi lascio il link in descrizione, anche questo è un prodotto compatibile che costa meno della metà dell'originale e funziona benissimo. Vi lascio anche il link dell'Alta Via delle Grazie, se qualcuno potrebbe essere interessato a fare questo cammino, e alla ciclabile dell'Alta Val Seriana, ovviamente. Tutto in descrizione. Io vi ringrazio ancora per la visione e mi raccomando, vi aspetto ancora qui per il prossimo video. Ciao amici e alla prossima. Intanto vediamo la ciclabile che prosegue. Un chilometro e siamo arrivati a Valmondione. Intanto abbiamo registrato 1 ora e 20 minuti con la stessa batteria. Le mucche ci salutano. Ciao! Bellissimi anche questi cavalli.
che siamo arrivati nel paese di Valbondione, alla fine della ciclabile, e fermo la registrazione. Grazie della visione e vi saluto alla prossima. Ciao!